In strada con Punto Radio. L'attualità raccontata in diretta con i protagonisti della politica, del sociale e del mondo del lavoro. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Questa è una puntata di Strada con Punto Radio. Siamo in diretta dalla sala del consiglio qua nel comune di Cascina in compagnia di Stefania Mazzucchi, presidente del Team Dairy di Cascina, Team Dairy SLA, associazione Onlus che opera, non più Onlus, ma che opera da tantissimo tempo, come tutti sappiamo e tutti sapete, in un campo molto particolare che lo facciamo raccontare poi alla nostra Stefania Mazzucchi. Allora, cosa siete a presentare qua in comune? Bene, l'associazione Team Dairy SLA nasce dopo la morte di Daniele, mio marito, nell'agosto 2013 e con lui la vecchia associazione che al tempo si chiamava Gruppo Vacanze Dairy era riuscita a portarlo fuori di casa, fuori dalle quattro mura, realizzando 14 dei suoi sogni. Una volta che lui ci ha lasciati è stato proprio il dottor Malacarne a darmi l'input, a darmi la voglia, a caricarmi, a dirmi ce la possiamo fare, a realizzare anche i sogni degli altri malati. Quindi da lì è nata la nostra associazione, un'associazione che va a aiutare i familiari sia in ambito burocratico, psicologico e soprattutto i malati che ci chiedono di realizzare i propri sogni, quindi ci impegniamo appieno in questa cosa. Per concretizzare un po', i sogni possono essere quelli di andare a fare l'ultima battuta di caccia o guardare l'ultima battuta di caccia, ma anche andare su una macchina da rally ad esempio, no? Certo. Queste tra le ultime. Andare a vedere il Pisa, andare a vedere un concerto, queste sono attività che chiaramente in proprio le persone non riescono e non possono farle, le famiglie sono chiaramente in grossa difficoltà per poter cercare, no, di risolvere queste ultime volontà, anche questi ultimi desideri, insomma, di vivere una vita più normale possibile, e Team Dairy interviene proprio in questo modo, insomma, organizzando, certo, le uscite anche in barca, uscite, insomma, certo, che danno poi anche uno scopo, sì, no, alla vita. Dietro a un'uscita c'è un'organizzazione ampia, molto ampia, di giorni, di mesi, a volte di anche anni, perché per far volare una malata di SLA in deltaplano ci ho messo 2 anni, però poi sono riuscita a volare 8 minuti e mezzo, quindi insomma è stata una grande soddisfazione. Infatti le più grandi soddisfazioni poi sono per noi che vediamo le immagini, no? Vediamo i video, vediamo le foto, poi sono gli occhi, gli sguardi di queste persone che si trovano davvero i di fronte, no? che ti lasciano senza fiato proprio. Bene, Stefania Mazzucchi, però oggi siamo a presentare un'iniziativa che voi portate avanti insieme ad un gruppo teatrale, sì, che organizzerà venerdì 3 marzo presso la sala piccola del teatro Politeama, la città del teatro di Cascina, uno spettacolo dedicato alla raccolta poi di fondi proprio da devolvere al Team Dairy. Allora, che cosa sarà? Chi hai al tuo fianco? Insomma, presentaci un po' i tuoi ospiti. Allora, la compagnia si chiama I Grulli Parlanti, sono riuscita a conoscerli grazie a un nostro assistito Lori, che con sua moglie faceva parte appunto di questa compagnia. Purtroppo poi la malattia l'ha reso fermo, quindi non ha potuto più partecipare a questa compagnia, e loro sono stati proprio i primi a voler fare queste iniziative dove il ricavato verrà dato alla nostra associazione. Quindi do la parola a Roberto Colombi. Sì, e lasciamo anche Stefania Mazzucchi ai nostri colleghi che insomma la vogliono e giustamente la richiedono. Allora, presentaci un po' l'iniziativa, presentaci lo spettacolo, nome e cognome e nome della compagnia. Allora, io sono Roberto Colombi, sono uno di una compagnia molto molto amatoriale, che come ha detto Stefania si chiama Grulli Parlanti, una compagnia nata negli anni 90 da amici che si sono messi insieme e che stanno tuttora perpetrando questa amicizia, praticamente trovandosi, organizzando queste serate, questi spettacoli esclusivamente a scopo benefico. Perché? Perché nei nostri appunto spettacoli non è provvisto un biglietto d'ingresso, ma un'offerta libera che ogni volta viene devoluta a favorire iniziative a scopo sociale e benefico, ovviamente.
Quindi uno spettacolo che si chiama Tito Scandaglio, e così presentaci anche un po' quelle che sono, di cosa parla, no? Insomma, cos'è che metterete in scena poi? Praticamente sì, lo spettacolo che faremo venerdì 3 marzo alla Città del Teatro si chiama Tito Scandaglio Show. È una commedia in due atti incentrata su un talk show un po' particolare, non tanto nella tipologia ma quanto nei personaggi. Personaggi che praticamente derivano dalle nostre infanzie, praticamente sono personaggi provenienti dal comune bagaglio fiabesco di quando eravamo bambini. Li ritroviamo qualche anno dopo il famoso Saranno felici e contenti. Vediamo un attimino cosa sarà successo in questo periodo, ecco, chi potrà e vorrà venirci a vedere riuscirà a capire cosa succede. Ecco, una cosa che diciamo sempre: partecipate numerosi, ma essendo offerta anche generosi. Anche generosi, insomma, una mano sul cuore e una mano sul portafoglio, come si dice sempre. I Grulli Parlanti è anche occasione per voi, no? per farvi vedere. Voi siete un gruppo teatrale amatoriale, mi sembra di capire. Allora, come si fa per partecipare ai vostri spettacoli? Come si fa per partecipare alla vostra compagnia? Allora, praticamente la nostra compagnia ha già un programma, tutta una serie di spettacoli. Il prossimo sabato saremo a Vico Pisano e fortunatamente è già sold out, ci hanno richiamato dopo la prima che abbiamo fatto a dicembre, quindi abbiamo capito che lo spettacolo è piaciuto. Dopo Cascina, il 3 di marzo, saremo il primo aprile a Ponzacco all'Auditorio Meliani, e il 21 aprile saremo a Cascina di Buti. Se un attore in erba avesse voglia di partecipare invece proprio direttamente alla compagnia? Noi abbiamo su Facebook, una pagina Facebook, ci contatta e vediamo cosa possiamo. Certo, assolutamente. Ripeto, noi siamo praticamente un gruppo di amici. Quello che facciamo lo facciamo esclusivamente per divertimento. Siamo persone che ci troviamo fuori dalla compagnia, ci troviamo al mare, ci troviamo per cene, siamo spesso insieme, quindi diciamo è l'amicizia che porta avanti questo gruppo. Quindi non c'è nessuna remora a voler avvicinarsi a un gruppo di amici. Perfetto, questo è anche il gran cuore dei i Grulli potevano chiamarsi diversamente. I Grulli, protagonisti dello spettacolo Tito Scandaglio Show, in programma venerdì 3 marzo nella sala piccola del teatro di Cascina, in compagnia, e così concludiamo con il punto di vista istituzionale di Giulia Guainai, assessora al sociale del comune di Cascina, oggi in rappresentanza dell'amministrazione comunale. A te la parola e la chiosa finale. Sì, buongiorno. Io sono felicissima di essere qua stamattina, perché poi insomma con Stefania c'è un ottimo rapporto, insomma ora ho conosciuto anche loro questa mattina. E andrei a fare teatro anche tu? No, io purtroppo non sono molto espressiva, no. Non riesco a fingere, cioè quello che solitamente penso mi si traspare, quindi no, o mi fanno fare proprio le improvvisate, lui che viene o se no è un problema. Quindi no, ora a parte tutto, io con Stefania insomma la conosco da tempo. E da tempo mi ero meravigliata, ancora prima insomma del ruolo istituzionale, di come questa associazione non venisse vissuta dai cascinesi come un orgoglio cascinese. Hai appena ricordato, no? Che in conferenza stampa, che il Team Dairy, va ricordato, è un'associazione cascinese, cosa del vanto di Cascina. Assolutamente, diciamo. Assolutamente, solo che a volte operando poi anche fuori confine si perde, no? Un pochino la territorialità, che è bene in questo caso secondo me ribadire e invitare quindi i cittadini cascinesi, e non, ma visto che la sala è quella piccola e siamo quasi al sold out, ecco, si affrettino gli ultimi, però insomma no, non troppi, e a riempire la sala per questa serata che, come ha ricordato prima Roberto, si spera sia anche generosa. In un appuntamento quest'estate alla biblioteca comunale abbiamo fatto proprio un approfondimento su quelli che sono comunque il ruolo, le competenze, l'esperienza e i sogni soprattutto che riescono a realizzare con la loro associazione, e da lì è emersa questo bisogno, di questa necessità e bisogno entrambi di arrivare comunque alla somma utile per l'acquisto di questo pulmino, che insomma renderebbe ancora più agevole possibile continuare in questo percorso, assolutamente. E quindi alla prima occasione utile per mettere in campo quelli che sono gli strumenti che ha un'amministrazione comunale, abbiamo deciso di sposare quanto
quanti soldi servono, visto che tu insomma sei abituata a contare i soldi. Stefania è stata molto carina da non dirmi quanto le serviva, quanto manca ancora al raggiungimento dei fondi totali poi necessari. E così torniamo a Stefania Mazzucchi, salutiamo Giulia Guanai, scusate siamo in diretta, insomma, però anche per ricordarlo, perché insomma se è una corsa solidale è bene anche sapere qual è poi il punto da raggiungere. Allora, attualmente, sono sincera, attualmente noi abbiamo 46.000 euro. Che non sono pochi. Non sono pochi, ma noi stiamo facendo tutto gruzzolino e nonostante che noi mettiamo da parte tutti questi soldi, nelle uscite noi spendiamo. E quindi cioè, qualcosa lì in cassa, fondo cassa, cioè ci deve essere sempre. Quindi all'epoca ci chiesero 55.000 euro. Insomma, ci siamo. Ci siamo quasi, noi fremiamo, ce la facciamo. Con la forza e la tenacia di sempre ce la facciamo. Sono fiduciosa davvero. Perfetto, allora chiudiamo questa diretta dal Consiglio Comunale qua di Cascia in compagnia di Team Deri e Stefania Mazzucchi, ma anche poi dell'amministrazione comunale cascinese e del gruppo I Grulli. Parlanti che rappresenteranno e metteranno in scena venerdì 3 marzo prossimo presso la Sala Piccola del Teatro di Cascina uno spettacolo titolo Scandaglio Show che nasce proprio e verrà messo in scena proprio per raccogliere fondi in favore del Team Deri e per il raggiungimento di questa quota poi per l'acquisto di un mezzo per il trasporto dei pazienti unico. Per il trasporto. Ci sarà solo il nostro. Perfetto, allora grazie a voi tutti e ora avanti con la normale programmazione di Punto Radio. Ciao. In strada con Punto Radio, l'attualità raccontata in diretta con i protagonisti della politica, del sociale e del mondo del lavoro.